Le opere di recupero del manto stradale urbano ad Agrigento, lo stato dell'arte dopo l'inizio dei lavori. Intervista al sindaco Marco Zambuto. Davide Saia. Il rifacimento della rete stradale urbana è stato tra i principali temi della scorsa campagna elettorale. Alle promesse e alla presentazione del piano di recupero delle arterie cittadine sono seguiti ritardi e postdatazioni che hanno generato diverse polemiche da parte della cittadinanza. Ma da qualche tempo, seppur timidamente, sono iniziati i primi lavori di recupero, come annunciato anche dal sindaco Marco Zambuto. Giorno 26, dopo la via Madonna delle Rocche, riprendono i lavori e riprendono con la via Erodoto. Siamo in attesa che la prefettura ci dia il parere definitivo sull'impresa che sta svolgendo e che svolge i lavori della bitumazione, per cui una volta avuto anche questo parere, in città partiremo con tre o quattro cantieri, a cominciare da Fontanelle, Quadrivio Spina Santa, quindi Agrigento Bassa e il Villaggio Mosè con Via dei Fiumi. Ma nel piano di recupero delle strade di Agrigento sono state escluse diverse arterie della città. E sempre Marco Zambuto ai nostri microfoni spiega le modalità di intervento proprio per queste vie escluse dalla graduatoria di intervento. Per le vie che sono escluse, noi provvederemo con la manutenzione ordinaria, quindi con un altro bando, con un'altra gara, così come abbiamo fatto in questi anni, con mille enormi difficoltà, cioè con il bilancio comunale. I fondi che stiamo utilizzando, dei 6 milioni di euro, sono fondi che siamo riusciti a recuperare, e che quindi riguardano un altro tipo di finanziamento che è destinato alle strade, alle vie, diciamo, presenti nel progetto.